Salve ragazzi e bentornati su Valinor, io sono Frank e in questo video inizierò a raccontarvi la storia di uno dei principali protagonisti del Signore degli Anelli. Sto parlando ovviamente di Frodo. E allora direi di iniziare. Frodo nacque nella Terra di Book nel 2968 della Terza Era e trascorse la maggior parte della sua infanzia a Villa Brandy, la casa della famiglia Brandybook, congiunti di sua madre Primula Brandybook. Frodo era noto come un terribile monello e con i suoi cugini Brandybook e Took aveva formato una piccola banda con la quale causava disordini dovunque andassero, specialmente nelle terre del vecchio Maggot, dove l'Hobbit e i suoi amici compivano delle spedizioni per impadronirsi dei prelibati funghi che vi crescevano. Durante una di queste spedizioni, Maggot agguantò Frodo e dopo avergli dato una ripassata di schiaffi, lo fece inseguire dai suoi cani, cacciandogli una tale paura in corpo da farlo desistere da ulteriori imprese. Purtroppo, nel 2980 della Terza Era, quando Frodo aveva solo 12 anni, i suoi genitori annegarono in un incidente in barca sul fiume Brandivino, lasciando orfano il giovane Hobbit. Figlio unico, Frodo rimase a Villa Brandy finché il suo 99enne zio Bilbo Baggins lo adottò nel 2989 della Terza Era, portandolo a vivere con sé a casa Baggins e rendendolo il proprio erede. I due divennero molto vicini negli anni successivi. Frodo imparò molto sul linguaggio elfico durante il suo tempo con Bilbo, così come molte delle tradizioni e dei racconti della Terra di Mezzo. I due condividevano inoltre lo stesso compleanno, il 22 settembre, secondo il calendario della Contea. E nel 3001 della Terza Era, una festa di particolare magnificenza fu organizzata per celebrare il 33esimo compleanno di Frodo e il raggiungimento da parte di Bilbo della peculiare età di 111 anni. Bilbo pronunciò un memorabile discorso di compleanno, prima di giocare uno scherzo ai suoi compagni Hobbit usando l'unico anello per scomparire, lasciando la platea spaventata e confusa. In seguito, sfruttando la confusione, partì per una nuova avventura e non fu mai più rivisto nella contea. Ma prima di partire per il suo viaggio a Gran Burrone, Bilbo ebbe una lunga conversazione con Gandalf, che infine lo convinse a lasciare volontariamente l'anello. Bilbo lo lasciò così sulla mensola del caminetto, con una nota per Frodo, che divenne quindi il nuovo portatore dell'anello. Conclusa la festa, Frodo ritornò a casa e scoprì di essere divenuto il padrone di casa Baggins e l'erede dell'anello magico di Bilbo. Gandalf, ora divenuto curioso di conoscerne l'origine, i poteri e lo scopo, ma non ancora sicuro che si trattasse dell'unico anello, consigliò al giovane Hobbit di non utilizzarlo, per poi partire per un lungo viaggio che l'avrebbe portato ad attraversare gran parte della Terra di Mezzo. Per i successivi 17 anni, Frodo seguì il consiglio dello stregone e tenne l'anello nascosto in un luogo sicuro, non adoperandolo mai. Ma il 12 aprile 3018, Gandalf ritornò a casa Baggins e avvertì Frodo che l'anello magico in suo possesso era in realtà l'unico anello forgiato dall'oscuro signore Sauron, il quale lo aveva utilizzato per cercare di soggiogare la Terra di Mezzo. Realizzando che Sauron, che grazie a Gollum aveva scoperto l'identità del portatore, si sarebbe messo alla ricerca dell'anello, Gandalf consigliò a Frodo di partire segretamente per Gran Burrone, seguendo il tragitto di Bilbo, ma di non farlo immediatamente per non attirare i sospetti di eventuali spie. Dopo la discussione di Frodo con Gandalf, iniziò a circolare una voce che egli non avesse più soldi. Questa voce, benché non messa in circolazione da Frodo, fu da lui incoraggiata. Merry aiutò Frodo a comprare una piccola casa a Crifosso, con l'eccezione del suo amico e giardiniere Sam Genji, che aveva consentito ad accompagnarlo a Gran Burrone, Frodo raccontò agli altri Hobbit che intendeva trasferirsi nella Terra di Book. Venduta la sua casa ai Sackville Baggins, il 23 settembre 3018, il giorno dopo il suo 50esimo compleanno, Frodo lasciò casa Baggins, accompagnato da Sam e Pipino e sotto falso nome. Partirono il mattino presto per Crifosso, e giusto in tempo, dato che i più potenti servitori di Sauron, i nove Nazgûl, erano già entrati nella contea, travestiti da cavalieri neri, alla ricerca di un hobbit di nome Baggins. Frodo non fu in grado di ottenere nessuna informazione sui suoi inseguitori dalle conversazioni con gli alti elfi di Gildor e il fattore Maggot, ma ciò che raccontarono non fu molto incoraggiante e lo spinsero ad affrettare la marcia. Quando Frodo giunse alla Terra di Book, dove Merry li stava aspettando,
Dopo un bagno ristoratore, scoprì che Merry e Pipino erano al corrente del suo viaggio segreto e assieme a Sam e a Grassotto Bolgeri avevano orchestrato una congiura per costringerlo a portare con sé anche i suoi due cugini. E non avendo altre alternative, Frodo acconsentì a portarli con sé. Nella speranza di seminare i Cavalieri Neri, Frodo e i suoi tre compagni tagliarono attraverso la vecchia foresta. Tuttavia, caddero sotto l'influenza del fiume sinuosalice e Merry e Pipino finirono nelle grinfie del vecchio uomo salice, ma furono salvati da Tom Bombadil, un essere misterioso che dimorava in una radura nel mezzo della vecchia foresta. Dopo aver tratto in salvo i due cugini di Frodo, Tom portò gli Hobbit nella propria casa, dove viveva assieme a sua moglie Baccadoro, e rifocillò i giovani Hobbit offrendogli cibo e un letto. E qui Tom diede prova del suo grande potere, chiedendo a Frodo di mostrargli l'anello, che incredibilmente l'Hobbit gli consegnò senza esitare, e dimostrando che l'oggetto non aveva nessun potere su di lui, ma anzi, con grande preoccupazione di Frodo, lo stesso Tom Bombadil era in grado di manipolare l'anello, dimostrando di riuscirlo a rendere addirittura invisibile. Dopo aver passato la notte nella casa di Tom, i quattro Hobbit vennero accompagnati dallo strano personaggio fino ai confini della vecchia foresta sulle Tumulilande. Questi gli consigliò di affrettarsi ad attraversarle e di non indugiare, poiché quello era un posto pericoloso ed infestato dai spettri dei tumuli, i quali non aspettavano altro che catturare gli sprovveduti viaggiatori che si avventuravano nelle nebbie delle Tumulilande. Ma nonostante il consiglio di Tom, i quattro compagni indugiarono troppo e rimasero intrappolati nella nebbia, venendo catturati uno ad uno dallo spettro dei tumuli, che li rinchiuse nel suo sepolcro con l'intenzione di ucciderli. Frodo, l'unico rimasto cosciente dei suoi compagni, dopo aver respinto un primo attacco dello spettro, intonò dunque la filastrocca «Aiuto Tom Bombadil!» e il guardiano della vecchia foresta giunse appena in tempo per salvarli, scoperchiando il tumulo e scacciando lo spettro con la forza del suo canto magico. Dopo aver salvato gli Hobbit, Tom fece loro dono delle lame dei tumuli per poi scortarli fin quasi in vista di Brea e separarsi da loro sempre cantando come era suo costume. E allora ragazzi, finisce qui la prima parte del racconto della storia di Frodo Baggins e prima di salutarvi voglio ringraziare tutti gli abbonati a questo canale che con un piccolo ma fondamentale contributo supportano ulteriormente questi contenuti e mi raccomando lasciate un pollice in alto e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video e da Frank è tutto, ciao ragazzi!